Guatte a tutti, ciao e benvenuti a Giochini in questa nuovissima serie. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 25 like per questo nuovo video. E allora, prima di tutto ci tengo a ringraziare di cuore, ma davvero di cuore, Marco ragazzi, perché questa serie è stata resa possibile da lui, perché è stato praticamente un regalo di compleanno questo gioco. E tra l'altro già un pochettino di tempo fa lo stesso Marco mi aveva regalato un altro gioco che si chiama Colat, sul quale sicuramente farò una serie quando magari finirò Detroit. Per cui Marco, veramente non so come ringraziarti, grazie veramente di cuore. E ci tengo a ringraziare tutti quelli che mi hanno fatto gli auguri, ovviamente, perché 2 giorni fa è stato il mio compleanno. Vi chiedo scusa se non vi ho ringraziati già ieri, ma il video su Detroit che ho pubblicato ieri era già stato registrato precedentemente ragazzi, per questo insomma. Per cui grazie 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 a tutti tutti tutti. Ed eccoci qua. Questo gioco mi è stato consigliato da diversi di voi, tra l'altro, e quindi quando Marco me l'ha regalato sono rimasta veramente di sasso, perché a quanto pare è un prodotto veramente valido, un gioco veramente valido. Nella schermata vedete la scritta continua ragazzi, perché ho iniziato una nuova partita solamente per impostare un attimino la grafica, perché sapete che la mia scheda video fa un pochino di fatica, per cui ho cercato di impostarla al meglio per far sì che comunque la visione non sia troppo macchinosa, ecco. Per cui l'unica cosa che ho visto di questo gioco è il paio di frasi, insomma il piccolo discorso che fa all'inizio, che comunque adesso andremo a rivedere ragazzi, perché non perdiamo più tempo. Si tratta credo più che altro di un gioco thriller, non è un gioco horror che io sappia, e si basa molto sull'esplorazione a quanto pare. Infatti Marco ci ha tenuto a precisare, esplora molto bene l'ambiente di gioco. Non perdiamo più tempo, andiamo ad iniziare una nuova partita. Il titolo effettivamente significa la sparizione, credo si possa dire, The Vanishing, la sparizione di Ethan Carter. Mazza. Questo gioco è un'esperienza narrativa che non ti conduce per mano, per cui attenzione, ergo datte da fa in pratica. Ethan Carter, I didn't know, but he knew who I was. When the police won't help you and the priests don't believe you, you call on Paul Prospero. You call on me. Si chiama Paul. If you're a kid like Ethan, you're right. Plenty do. Ethan's letter started out just like any other fan mail. But soon there were mentions of things no little boy should know about. There are places that exist that very few people can see. Ethan could have drawn a map. I hadn't entered Red Creek Valley yet, but already I could feel its darkness reaching out for me. Finding Ethan Carter wasn't going to be as easy as knocking on his door. I was too late for that. To find Ethan, I had to figure out what this place was trying to hide from me. Inizio già si preannuncia figo ragazzi, perché a quanto pare Ethan Carter è un ragazzo, quindi non è manco un uomo adulto eccetera, è un ragazzo che ha scritto a quanto pare a questo Paul, quindi il nostro protagonista si chiama Paul, e gli ha scritto cose che un ragazzino non dovrebbe sapere. Lui è appena arrivato in questo posto e dice che già il luogo gli trasmette oscurità, e questa cosa è una cosa fantastica. Bene ragazzi, io non ho fatto più passi di questi praticamente quando ho iniziato la scorsa partita per aggiustare la grafica, per cui non ho la minima idea di cosa ci sia qui intorno. Visto che mi è stato detto di esplorare bene, direi che prima di andare sui binari andrò da questa parte. Vediamo che... Ah! Iniziamo proprio bene! Proprio bene, minchia, quasi mi infilza sta roba. Ma cos'è? Percepisci, tieni premuto. Ok. Trappola, ok, ce ne eravamo accorti che fosse una trappola. Chi è quel pezzo di merda che ha messo qua una trappola? Ok, a quanto pare comunque più di così questa macchia, chiamiamola così, non si ingrandisce. Per cui va bene, finita qua la trappola quasi mi inchiappetta e devo far finta di niente. C'è proprio ragione Paul quando dici che questo posto ti trasmette oscurità. Va bene, allora andrò anche di qua prima di incamminarmi sui binari. Va bene, visto che è basato tutto sull'esplorazione, ragazzi, direi di esplorare al massimo delle nostre possibilità. Perché non si può mai sapere allora cosa può nascondere. Ah! C'è
Cioè, però che cavolo, eh? Ma partiamo proprio bene, ma proprio bene, meno male, non è un gioco horror, però te fa prendere gli infarti comunque, insomma. Scommetto che mi vorresti dire che anche questa è una trappola. Ah, quella lì sotto, ragazzi, era la macchia che si creava nella trappola di prima. Quindi questa è la macchia che si crea nella trappola di adesso. Ah, ma veramente voglio sapere chi è quel pezzo di merda che ha messo queste trappole in giro che fanno prendere gli infarti alla gente. Per cui adesso io mi devo aspettare praticamente in qualsiasi luogo qualcosa che mi possa... Ah! Qualcosa che mi possa ammazzare proprio con violenza, in pratica. Ok. Ah, è come se si stesse costruendo una specie di immagine. Ma perché mi devono prendere gli infarti per dover costruire questa immagine? Non ho capito. Allora, fatemi indovinare. Ah, ok, con questo posso correre. Meno male che l'ho scoperto, perché sennò stavo freschi. Ah, guarda qua! Un'altra trappola. Stavolta l'ho vista prima di farmi prendere un colpo. Va bene. Aggiungiamo un altro pezzo a questo puzzle. Ce ne manca soltanto uno, ragazzi, forse. La parte centrale. Si fa interessante questa cosa. Allora, io vado pure di qua, vediamo qua di sicuro c'è qualcosa che mi sfugge, che non vedo. Fatemi un attimo vedere qua intorno. Qua pure posso andare. E allora, dove mizzica devo andare per primo? Oh, adesso comincio ad entrare tipo nel panico più totale, ragazzi, perché madonna, sto posto è una fiaba, è una cosa meravigliosa. Aspettate, fatemi vedere prima di qua. Madonna, raga, ma vi state a rendere conto di quanto è bello qui? Mizzi, che è fatto benissimo, è fantastico. Però, ah ok, qua è dall'altra parte dei binari. Ok, quindi sarei dovuta andare di qua comunque. Va bene, però io di certo, cos'è questo? Un ramo o una trappola omicida? Oddio raga, non so dove andare, vi giuro. Cioè mi sembra che mi sto perdendo qualche pezzo, sinceramente. Ok, ponte chiuso. Quindi immagino che di qua poi... Red Creek Valley seemed like a quiet, ordinary place. I've learned two things in my life. No place is truly quiet, and nowhere is really ordinary. Okay. Ethan warned me about that. Warned me not to be fooled by what I saw here. He didn't need to worry. I'd worked dozens of cases, hundreds. This would be my last one. Ok, visto che di qua ha continuato la narrazione, direi un attimo di guardare di qua prima, ragazzi, e vedere se c'è qualcosa che mi sto lasciando indietro, perché veramente non vorrei lasciare nulla indietro, eh. Andiamo un attimo, qua c'è l'ultima trappola, l'ultimo pezzo del puzzle, eh. Ho messo a perdere qualcosa. Ah! Ok. Ok, sì, mi stavo a perdere proprio a te, me sa, eh. Vediamo se sei l'ultimo pezzo di sto casino. Oh. Oh? È lo stesso posto? È lo stesso posto? Ma è diverso. È lo stesso posto, ma è diverso. Ma siamo... È lo stesso posto, sì, sono sicurissima di questa cosa. Guardate un attimo, perché sta cosa mi sta a puzzare come un paio di mutande sporche proprio. È lo stesso posto, ok, ma perché sono entrata tipo nell'immagine? Non lo so. Non lo so, raga. Questa cosa si sta facendo molto interessante, molto curiosa. Va bene, Paul. Andremo di qua, Paul. Avete notato che tutti i nomi dei miei personaggi si addicono perfettamente alla cantilena? Cioè, nel senso che qualsiasi cosa che dico ci posso mettere in mezzo il nome del personaggio. È fantastico. Ok, quindi non ci dobbiamo far ingannare da quello che vediamo. Cos'era quel rumore? Il legno che sta per crollare sotto i miei piedi o che roba cavolo è? Non lo so, fatto sta che io sto andando proprio sicura sicura, cioè a petto in fuori, capito? Proprio fiera e ho paura che presto succederà qualcosa di brutto. Spero di no, sinceramente. Però, vabbè, spero di non aver lasciato nulla indietro, ragazzi. Lo spero con tutta me stessa. Allora, entra. Davvero? Wow, per vedere che cosa. Un vagone tutto arruzzinito. Avanti tutta. No, come non è? Te indietro tutta. No, avanti tutta. No.
Come spegni? Se non sappia nemmeno che spengo qua. Evidentemente, oddio, non è che tipo quelle immagini, tipo l'immagine in cui sono entrata, è tipo un modo per andare avanti e indietro nel tempo, una roba del genere, non lo so, perché se magari sto treno una volta era in funzione, magari potrebbe funzionare, arrivare a funzionare, non lo so, Sto buttando lì un sacco di supposizioni che probabilmente non hanno nemmeno un senso. Effettivamente, che non ho la minima idea di cosa pensare, ragazzi. Ok, la musica già si è fatta un attimo più ansiosetta, Mi sta piacendo, cioè, già la prima impressione è sicuramente ottima. Però, cioè, i giochi, ragazzi, in cui bisogna esplorare di solito mi disorientano un po', perché non essendo io molto attenta ai dettagli, l'avrete sicuramente notato pure dalla serie su Detroit, ragazzi, che a volte magari non mi accorgo di cose, sinceramente ho paura appunto di perdermi dei dettagli, di perdermi qualcosa. Ah, ma sono gambe umane! Oddio, Cribbio, vabbè, sta chiazza di sangue era impossibile non notarla. Resto del cadavere, traccia di sangue. Vittima, trascinata via, strisciata via. Gambe spezzate. Lo vedo che sono gambe spezzate. Oddio, raga, sta scia di sangue dove conduce? Oddio, non mi dica E il resto del cadavere? Oddio. Sangue dalle gambe, sangue da. Cranio fratturato. Causa della morte, perdita di sangue, trauma cranico. Tocca, perché dovrei toccarlo? Non ancora, in che senso? Scena della morte disturbata da terzi, corrosa dal tempo. Ah, tieni premuto. Ok, raga, è abbastanza inquietante, eh? È abbastanza inquietante tutto questo. Quindi, come vi stavo dicendo un attimo prima di trovare le gambe del cadavere, l'unica cosa di cui ho paura in questi giochi esplorativi è appunto di perdermi qualcosa, anche se credo che fondamentalmente uno non possa perdere magari dettagli che sono fondamentali per la storia, almeno mi auguro, perché io qua sto continuando ad andare giù, ma magari su potevo trovare qualche altra cosa. Infatti adesso mi sento costretta a tornare qua e vedere un attimino cosa c'è qui nei dintorni. Vedete, ragazzi? Ispezione a benzina, gasolio. Caduto. Distrattamente per la fretta o di proposito. Ok, qua c'è una tanica. Ispezioniamo qua. Erba secca. Per cui niente sole. Beh, forma rettangolare. Automotrice dal ponte. Ok. È stranissimo tutto questo, veramente. Quindi che vuol dire? Che devo andare all'automotrice? Aveva del sangue, non me ne sono accorta. Davvero? Cioè, allora, come diceva il gioco all'inizio, questo gioco non ti conduce per mano, nel senso che te la devi cavare da solo. Quindi che facciamo? Torno all'automotrice? Vediamo un attimino, ispeziona. Pure qua possiamo ispezionare, me lo son perso. Estremità tagliate. Slegata, legata. Niente sangue. E qua c'è una corda. Ok, io direi di tornare un attimo all'automotrice, ragazzi. C'era del sangue, non me ne sono resa conto. Si può essere così imbecilli? Manovella. Ah, graffi recenti, usata di recente. E si può usare la manovella per caricarla, forse. Fatto sta che dove diavolo sarà sta manovella? Non lo so. Ok, è stata abbandonata, è vicino all'acqua. Probabilmente, da quello che riesco a capire, che è vicino all'acqua. Ah, ok, praticamente quando escono tutte le scritte, quando le scritte si uniscono significa che stai guardando tipo nella direzione giusta, ho capito bene. Fatto sta che manca una manovella, manca la manovella per poterlo caricare. È molto figo perché è tipo di investigazione, questa cosa è molto molto interessante. Allora, se qua si può scendere ed andare vicino al lago, perché suppongo che questo sia un lago, possiamo trovare la manovella adesso. Dovremmo esserci vicini, insomma. Dove diavolo sarà la manovella? La manovella qua non l'ho trovata, raga.
Non l'ho trovata. Vediamo un attimino, ragazzi, di proseguire su sti binari e vedere che cosa troviamo qui. Ah, ispeziona, vedete? Non l'avevo vista la scritta dall'altra parte. Roccia, rientranza, terra fresca. Roccia. Roccia è qua. Cos'ha la roccia? La roccia è vicino a quel ceppo che... cioè, vicino a quel tronco che ho visto adesso. E cosa avrà? Ah, eccolo qua, raga. Ecco la roccia. Vediamo, si può... ah, c'era il sangue qua. No! Volevo ispezionarla. Raga, non so dove diavolo mi abbia messo la roccia. Volevo fare lo zoom. Fatto sta che la roccia aveva del sangue sopra. Probabilmente possiamo associare gli oggetti che prendiamo ad altre cose che abbiamo analizzato. Probabilmente devo fare qualcosa qua. Ecco qua, roccia, ripara. Ho capito, fatto sta che la roccia c'aveva del sangue sopra. Perché non l'ho zoomato? Mannaggia la pupazza, mannaggia. Vabbè ragazzi, allora andiamo di qua. Ragazzi, è abbastanza angosciante effettivamente essere qui da soli in mezzo a sto bosco senza sapere cosa fare, cosa succede, insomma. Allora, vorrei sì un attimino guardare meglio un po' dappertutto, ma è che sto posto è gigantesco, ragazzi, cioè potrebbero esserci indizi dovunque effettivamente se ci riflettiamo, per cui fatemi dare uno sguardo con un attimo di calma. Magari di qua cosa c'è? Ah, qua proseguono i binari. Ah, perfetto, perfetto. Vediamo un attimino sti vagoni, ragazzi, se hanno qualche segreto. Sembrerebbe di no, ragazzi, che non custodiscono alcun segreto. Ok, per cui continuerò un attimo di qua e vediamo un po' cosa troviamo. Questo gruppo di ceppi non ci serve a niente. Io riandrei un attimino in mezzo al bosco per vedere se mi sono persa qualcosa qua, ragazzi. Cioè, veramente, ragazzi, sta cosa un po'... mi ripeto, a me personalmente disorienta, perché sto faro serve a qualcosa. Ma serve un'impronta di qualcuno? Davvero? È strano che non me l'ha fatto analizzare, raga. Allora, qua non abbiamo più niente, è ok. In mezzo alla tundra selvatica. Vediamo se trovo qualche altro indizio importante. Di qua sembrerebbe di no. E di qua c'è questa cosa qua, che ha bisogno a quanto pare di un'impronta della mano di qualcuno, probabilmente. Di qua non posso andare. E di qua no. Sembrerebbe esserci niente, ragazzi. Che tra un po' mi perdo comunque. Io vi avviso, non so se sarò tanto capace di ritrovare la strada. Io spero di sì. Vabbè, allora qua in mezzo non c'è niente, raga. Non c'è assolutamente niente. Di qua nemmeno, meno così sembrerebbe, per cui direi che l'unica cosa che rimane da fare è ridirigerci qua sulla strada. Ok, vediamo un pochettino se qua c'è qualcosa che ci può tornare utile alla nostra indagine, insomma, se può tornare utile alla nostra indagine. Vediamo un po' qui. Allora, qua ci sono delle panchine, questa è una sorta di belvedere, immagino, no? L'orologio segna le 7:05 ed è pure fermo, seppure rotto. E di qua continuano sti cavoli di binari che non so dove diavolo arrivano effettivamente. Fatemi vedere di qua, perché mi sa che c'era una strada in mezzo, sì, all'erba, che sarebbe questa. E vabbè, di qua continuano quei binari, per cui vediamo un attimo di stare in mezzo al bosco per non perderci magari qualcosa di importante, ma sembrerebbe di no, anche se qua mi sa che c'è una mezza caverna che adesso visiteremo. Ah no, una caverna no, è una rientranza, niente da fare. Qua, ah, questa struttura qua invece che ci dice? Cos'è una struttura? No trains have been through here for a long time. That was part of a pattern. Large pieces of this country were thrown away, doomed to become and then remain the worst versions of themselves. Beneath all that rot, dark things grow.
giusto per inquietarsi un pochettino di più, no? Quindi qua sono i binari, insomma, che stavamo seguendo adesso, ok. Allora io volevo un attimo vedere qui, ma mi sa che qua non posso farci assolutamente niente. E di qua ci sono sti altri vagoni, ragazzi, altri vagoni. Io comunque la maledetta manovella non l'ho trovata e sta cosa mi ha dato molto fastidio effettivamente, perché era vicino alla riva del lago. Ma vicino alla riva del lago non c'era una cippa, raga. Qua non c'è niente. Vabbè, raga, allora io direi che per oggi possiamo interromperci qua. E questo gioco è veramente molto molto particolare e penso che più si andrà avanti più diventerà interessante. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione, Obdosh a tutti ragazzi, ciao! Vi ricordo ragazzi che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!